Oggi la Giunta Cirio ha approvato il primo provvedimento, una legge per togliere le leggi. Se abbiamo recuperato un vecchio principio di Raffaele Costa, il grande ministro degli anni 80 e 90 del Piemonte, che concepì con me un'idea. Non si possono più in Italia, non si potranno più in Italia, questa è la nostra aspirazione, fare leggi nuove se non se ne aprono i precedenti. Non è possibile andare avanti con 150.000 leggi statali, con 1.000 leggi regionali. Noi, da questo momento, abbiamo una regione, il Piemonte, che quando sarà approvata la legge non potrà più aumentarle. Potrà solo diminuirle, nel senso che se io faccio una legge nuova devo abrogarne una precedente e dovrò cercare di lavorare con testi unici, cioè le 20, le 30, le 50, le 80 leggi dell'edilizia diventeranno una sola, le 50, le 100 leggi della sanità una sola. E poi abbiamo cercato anche di fare una cosa in più. Abbiamo creato la condizione per cui, primo, ci sia un gruppo di lavoro che metta insieme gli esperti di Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, dei geometri, degli ingegneri, delle ARPA, delle ASL, per fare insieme le leggi. Noi creiamo una condizione per cui il mondo della società civile, la nostra popolazione, costruisca le leggi insieme. Dall'altro lato ci sarà una sezione apposita del sito regionale che consentirà d'ora in avanti a tutti i cittadini, a tutti i professionisti, a tutti gli imprenditori di mandare le loro richieste di modifica delle leggi. Il gruppo di lavoro le assume, entro 6 mesi le manda in Consiglio regionale per farle passare in legge. La quarta cosa, noi manderemo i funzionari regionali direttamente in azienda o nello studio professionale. Vogliamo fare in modo che chi fa il bando, chi fa il regolamento, chi fa la norma, sia vicino a chi la subisce. Noi dobbiamo fare in modo che la legge sia a favore della gente, non contro la gente. E l'ultima cosa, semplificare il linguaggio. Non possiamo avere leggi che la gente non capisce. Abbiamo messo una norma apposita per fare sì che la regione, quando sarà approvata la legge, faccio un disciplinare, delle linee guida in cui si dica con chiarezza come si scrivono le leggi e rendo obbligatorio un linguaggio semplice come quello della Costituzione. È incredibile se ci pensate. La Costituzione, che afferma principi universalistici, li scrive in 10 righe. Le leggi ordinarie, che affermano spesso castronerie, ci mettono decine, centinaia, migliaia di righe per esprimere lo stesso pensiero. Noi dobbiamo rendere semplice il linguaggio per farlo diventare accessibile ai nostri cittadini.